Amici bentrovati, anche oggi rubrica provare per crescere, ma siccome io sono abituato a economizzare il tempo, mentre torno a casa vi faccio questo video. Oggi vi parlo di una metodologia molto concreta, efficace, che su di me è servita tantissimo per migliorare il mio lavoro. E se io miglioro il mio lavoro, il mio servizio, il mio prodotto, secondo voi mi porterà dei risultati economici? Sì. E siccome questo metodo è gratis, io vi consiglio di ascoltarlo. Detto questo, perché ve ne parlo adesso? Perché adesso c'è questa esigenza impellente? Perché ora in tantissimi settori saranno costretti ad aumentare i prezzi, perché entreranno meno persone, perché si creano le file. Come si regge uno con la metà delle persone? Deve aumentare il prezzo. Ma come si fa ad aumentare il prezzo se non miglioriamo il nostro prodotto, il nostro servizio? Non è che il prezzo lo aumentate così. Ecco, questa metodologia è molto efficace per fare questo. Piccola parentesi, in questa rubrica, per chi mi ascoltasse per la prima volta, parliamo due volte alla settimana a gratis di questi temi. Perché ne posso parlare? Perché è il mio lavoro, perché io lo faccio da sempre e non ho mai fatto un altro lavoro. Io da sempre mi occupo di pubblicizzare le aziende locali, proporre i prodotti o i servizi delle aziende sarde sui social usando il web, che è il trend di questo momento. Tutti noi ora, oltre ad alzare i prezzi, dovremmo cercare di incrementare i nostri guadagni, magari cercando di procurare un po' di clienti in più tramite il web, oppure vendere proprio qualche servizio o qualche prodotto anche sul web, in modo da incrementare un po' i guadagni. E io faccio questo di lavoro, ma nelle aziende sarde, parlando di cose concrete che si applicano qui, non come tutti quelli che sento su Facebook, sul web, che parlano di grandi teorie imparate nei corsi, ma che poi non hanno mai applicato qui. Non mi interessano quelle cose, io le ho già provate, e molte di quelle qui in Sardegna, con i pochi numeri che abbiamo, con la realtà che abbiamo, non sono applicabili. Quindi io in questa rubrica parlo solo di cose concrete che io ho già applicato qui. Comunque, detto questo, parliamo un po' di questa metodologia, che consiste in questo. La prima fase è tosta, ve lo dico già. La prima fase consiste nel elencare i difetti e gli errori che noi facciamo tutti i giorni. Però è una cosa che dovete fare seriamente, prendendovi le vostre responsabilità come non avete mai fatto prima. Io l'ho fatto ed è pesante. Cioè, io il primo periodo, quando ho fatto questa cosa, non vi viene in mente in un giorno, ci vuole qualche giorno. Io ci sono rimasto veramente male, perché ho detto, ma è possibile? Cioè, io commetto tutti questi errori tutti i giorni? Pazzesco! Però è una cosa che funziona se vi guardate allo specchio e vi dite la verità, attribuendovi le responsabilità voi, non lasciandole ad altre cose, cioè al collaboratore che ha sbagliato, alla crisi. No, dovete dirvi la verità, scavare e purtroppo ammettere che nella maggior parte dei casi la responsabilità è vostra. Esempio, se in una pizzeria vediamo che lo scontrino medio è una pizza e una bibita, non possiamo attribuire la colpa alla crisi. C'è crisi, quindi ordinano solo pizza e bibita perché vogliono spendere poco, no? Perché in altri ristoranti questo non avviene, c'è la gente che spende un po' di più. Non sarà mica che noi siamo carenti nella nostra organizzazione e quindi non sappiamo come proporre altre cose dopo, magari non abbiamo formato il personale a sufficienza o non li abbiamo incentivati a fare questo, bla bla bla. Oppure è un collaboratore che ha fatto degli errori che poi avete pagato voi, come sempre. Non sarà che magari, invece di essere colpa del collaboratore, è colpa vostra che non l'avete formato a sufficienza o non avete comunicato con lui nel modo giusto, bla bla bla. Insomma, vi dovete davvero dare le responsabilità. Quindi, una volta fatto questo, avrete, dopo qualche giorno, una serie di difetti del vostro carattere, della vostra organizzazione, della vostra gestione del tempo, del vostro servizio, del vostro prodotto. Avrete una serie di difetti.
E oltretutto li dovete dividere in due parti, quelli risolvibili immediatamente e quelli invece risolvibili piano piano a medio-lungo termine. Ecco, adesso dopo questa fase arriva la parte più carina, aspettate che vi metto la borsa, arriva la fase più concreta, e cioè a questo punto dovete fare una bella linea e scrivere a fianco del difetto, dell'errore, bla bla bla, la soluzione concreta. E da dove cominciamo? Ovviamente da quelle cose migliorabili subito, immediatamente. Poi dopo ci occuperemo di quelle migliorabili a medio-lungo termine. E qui quindi arriva proprio il miglioramento della vostra organizzazione, della vostra gestione del tempo, il miglioramento del vostro servizio, del vostro prodotto, che ovviamente servirà a livello economico. Ripeto, perché se il prodotto, il servizio è migliore, è ovvio che lo potete vendere a più caro prezzo. Perché? Perché c'è gente disposta a pagare di più, lo vediamo in tutti i settori, ma vuole un servizio migliore, vuole un prodotto di più alto livello. Dopo aver fatto questo c'è la fase della gratificazione, una carezza, insomma ce la dobbiamo dare dopo che ci siamo buttati giù e ci siamo attribuiti tutti gli errori del mondo. Ecco, adesso è la fase che consiste in questo: ogni giorno quando tornate a casa dovete scrivere una cosa che vi ha reso orgogliosi del vostro lavoro, un'azione che avete fatto che vi ha reso orgogliosi. E questa cosa non la dovete solo pensare, la dovete scrivere. Perché? Innanzitutto perché se non avete niente da scrivere vuol dire che dall'indomani dovete mettervi a fare qualcosa, qualche azione che vi rende orgoglioso. Ma poi, a parte questo, perché quando le avrete accumulate una dopo l'altra, allora lì comincerà davvero ad essere gratificante questa cosa, perché vi renderà orgogliosi di quello che fate, cioè comincerete a capire che il vostro lavoro, quello che fate, non lo fate solo per i soldi, ma c'è anche una gratificazione personale, cioè fate qualcosa di cui essere orgogliosi. E quindi una cosa molto importante che vi dà motivazione, che dà un senso quello che fate. Quindi, riassumendolo proprio in due parole, per migliorare il nostro prodotto e quindi venderlo a più caro prezzo, dobbiamo partire dalla diagnosi. Come fa un medico a darvi la prognosi, la cura, se prima non ha individuato il problema? Quindi prima fase, individuare il problema, la diagnosi. E quindi guardatevi allo specchio, ditevi le verità e scrivete tutti i difetti del vostro carattere, del vostro servizio, del vostro prodotto, della vostra organizzazione aziendale. La seconda fase invece è la prognosi, cioè andiamo a risolvere queste cose, andiamo a curarle, e quindi scrivete a fianco come si possono migliorare queste cose. La terza fase è quella di una carezza, una gratificazione, insomma qualcosa che ci dà orgoglio, perché ci fa capire che non stiamo lavorando solo per i soldi, ma che il nostro lavoro quotidiano ha anche un perché. Va bene, io spero di esservi stato utile anche oggi. Ovviamente questa cosa adesso io ve l'ho detta in due parole nel mio corso che ho online, che è tutto spiegato nei dettagli, c'è proprio... E il mio corso è proprio un percorso, step by step, passo dopo passo, per migliorare la nostra organizzazione, migliorare il nostro prodotto e poi cominciare a commercializzarlo, a proporlo, a venderlo online. E dentro il corso quindi ci sono tutti i metodi, le applicazioni, le strategie per usare in modo proficuo il web, i social, e quindi avere un incremento di guadagno. Questo corso ovviamente non è per tutti, ma è soltanto per quelli che vogliano gestirsi da soli questa parte. E la maggior parte degli imprenditori però non vogliono questo, vogliono il contrario, vogliono il mio secondo servizio, cioè non hanno il tempo di gestire, imparare tutte queste cose, stanno pensando ad altro. E allora il mio secondo servizio è questo, che sono io a gestirgli tutta questa parte, quindi sono io a inventargli tutti i contenuti, i video, le foto, le scritte, sono io a creargli le campagne pubblicitarie, sono io a raccogliere i dati, sono io che propongo, che procuro clienti grazie al web e grazie ai social. Va bene, io ho terminato qua, se no mi dite che parlo troppo. A prescindere dal fatto che vi serva il corso o che vogliate farvi gestire da me la parte social della vostra azienda, io spero di esservi stato utile, ci vediamo
fra 2 giorni, perché io questa rubrica la tengo 2 volte alla settimana. Per adesso quindi è tutto, saluti e baci.